Ritornano in Puglia i centri tecnici federali con uno spettatore d'eccezione e anche a sorpresa Andrea Capobianco. Che impressione ha tratto del lavoro dei 97-98 e parzialmente dei 2000 per quello che ha potuto visionare? Ma certamente sono rimasto molto contento dall'organizzazione, dalla voglia dei ragazzi e da ciò che hanno fatto, nel senso che sono stati molto attenti a curare i dettagli di ogni singolo esercizio come è stato richiesto da Alessandro lo tesoriere, quindi sono rimasto molto molto soddisfatto di ciò che ho visto. Tra meno di un mese sarà già tempo qui in Puglia di giornate azzurre. Sì, le giornate azzurre quest'anno abbiamo cambiato, visto che ci sono i centri tecnici federali, quest'anno faremo solo un giro di giornate azzurre in modo ufficiale e poi gireremo per i centri tecnici federali. Torneremo un mese di Antonio insieme a tutto lo staff, ripeteremo il clinic integrato con Maurizio Cremonini, con Francesco Uzzolin, quindi rifaremo. Faremo un altro argomento per cercare ancora di più a livello di clinic di lanciare idee su questa integrazione che la riteniamo fondamentale per il futuro dei nostri giocatori. Inoltre queste giornate azzurre ci permettono di vedere un pochino il lavoro che si fa, cioè ci permettono di vedere i ragazzi il loro miglioramento sia fisico che tecnico. E ci permettono, cosa che già ho visto oggi, di vedere anche molto volentieri qualcosa su cui noi ne possiamo far poco, che è anche l'altezza e come crescono i nostri ragazzi. Certamente qui il merito nostro assolutamente non esiste, nostro parlo di allenatori, preparatori eccetera, ma vediamo anche questo. Quindi torneremo e cercheremo assolutamente di passare delle giornate piene per cercare di scambiare idee a 360 gradi per quanto riguarda tutto il movimento giovanile della pallacanestro.